Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e benvenuti ad una nuova puntata di Pro e Contro. L'unico format di questo canale che riesce a far generare questo tipo di commenti pur uscendo sempre lo stesso giorno, il giorno stesso del pay-per-view. Sempre! Lo dico a scanso di equivoce perché in quest'ultima settimana siete stati in tantissimi a chiedermelo e che siate dei nuovi iscritti al canale o semplicemente della gente molto molto distratta, ora sappiatelo, i pro e contro escono sempre il giorno del pay-per-view. Sempre! A parte questo, Money! Money, 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 money! Theme song che sentiamo ormai da 10 anni. È segno che siamo arrivati a Money in the Bank. E cavoli, ma è già estate? No, è che quest'anno Money in the Bank è il pay-per-view immediatamente successivo a WrestleMania. E questa cosa non gli ha fatto benissimo. Quindi, senza perdere altro tempo, questi sono i fattori per i quali nutro interesse per WWE Money in the Bank 2019. Money in the Bank ladder match maschile. Dopo il ladder match dell'anno scorso, completamente Braun Strowman-centrico, ho un disperato bisogno di un Money in the Bank bello, e i partecipanti di quest'anno possono riuscire in questa impresa. Già l'aver rimosso il mostro che cammina tra gli uomini ha notevolmente aumentato questa possibilità, anche se credo che Strowman si farà comunque vedere per uccidere Sami Zayn e magari anche Baron Corbin e Drew McIntyre, un po' come l'anno scorso con Kevin Owens. E ok la mia positività attorno alla spettacolarità di questo incontro, ma c'è da dire che i partecipanti di quest'anno sono stati scelti a caso, parecchio a caso. Nessun match di qualificazione e tutti annunciati in un segmento parlato. Ok, di per sé questo non è un problema, o meglio, non lo è necessariamente. È un problema invece se uno di questi partecipanti, Ricochet, mi perde contro un Robert Roode totalmente a caso senza che ci siano conseguenze narrative. Ma che vogliamo farci? La WWE in questo periodo è nella confusione più totale. Money in the Bank ladder match femminile. Anche qui è un Money in the Bank, voglio divertirmi. Nella speranza però che sia più simile al ladder match dell'anno scorso rispetto che a quello vinto da James Ellsworth nel 2017. Ho letto che in molti si sono lamentati delle partecipanti, ma ragazzi, non c'è poi così tanto altro materiale nella divisione femminile. Dalla parte di Raw, quella che può più far storcere il naso è Dana Brooke, ma è lì solamente perché Sasha Banks continua a rifiutare le offerte della WWE. L'unica assente che invece avrebbero fatto molto meglio di inserire, almeno secondo me, è Charlotte Flair, ma ne parleremo più avanti. Anche in questo match è stata apportata una sostituzione, al posto di Alexa Bliss ci sarà Nikki Cross. Arrivati a questo punto dovremmo davvero preoccuparci per la condizione di salute della piccola Miss Bliss. La stanno continuando a proteggere, viene inserita e poi è rimossa dagli incontri, evitano di farle prendere rischi, viene proposta maggiormente in segmenti parlati. La sua situazione mi ricorda tantissimo quella di Daniel Bryan quando era general manager. Non è un buon segno per Alexa, ma per adesso possiamo solo aspettare e vedere, possiamo fare solo speculazione. Mal che vada, le offriranno un ruolo fuori dal ring, come è già successo a Daniel Bryan e anche a Paige. Come detto, il suo posto verrà preso da Nikki Cross e sono molto felice di questa scelta. Le due hanno anche interagito a Raw, non ho ben capito perché la pazza dei Sanity è stata così gentile con Alexa, ma comunque sono certo che saprà farsi valere nel Money in the Bank ladder match. Kofi Kingston contro Kevin Owens. Nella sua semplicità, questa faida è stata portata avanti in maniera perfetta. C'è chi afferma che il tradimento di Big O, o meglio di Kevin Owens, sia arrivato troppo presto, ma secondo me no, anch'esso è stato fatto in maniera perfetta. Ormai è quella la definizione che vogliono dare al suo personaggio, il marcio sino al midollo, quello che non ci pensa due volte per pugnalarti alle spalle. Si potrebbe anche creare una stable con tutti gli ex migliori amici di Kevin Owens. Quando tornò a SmackDown come buono, c'era ancora l'intenzione di portarlo a WrestleMania come sfidante di Daniel Bryan, in questa sfida tra panzone che mangia cibo spazzatura contro il vegano estremista, ma alla fine la Kofi Mania è andata over come la Madonna e quindi hanno dovuto cambiare i piani. Owens non ebbe nemmeno un match allo Showcase of the Immortals, non era nemmeno nella Battle Royale, quindi bisognava risollevarlo il prima possibile, bisognava turnarlo heel il prima possibile. Ma anche Kofi ha avuto un ottimo trattamento in queste ultime settimane, smentendo clamorosamente tutti quelli che già si immaginavano la cintura fatta di pancake o altre idiozie, e lo dico in senso buono, del New Day. È trattato come un onesto campione, non un campione memorabile e molto probabilmente non riotterrà mai quella cintura una volta persa, ma è trattato con dignità e convinzione. In sintesi, sono molto curioso di assistere al loro incontro e sono certo che offriranno un gran bello spettacolo. The Miz contro Shane McMahon.
È incredibile come siano riusciti ad evolvere questa storia. A fine 2018 non la sopportavo e a fatica gli trovavo un senso, ma nella Road to WrestleMania è diventata una delle storyline con maggior coerenza di tutta la card. Continuo a pensare che il tutto sarebbe dovuto finire allo Showcase of the Immortals con la vittoria del Magnifico, ma magari hanno solamente rimandato il finale. Nel Falls Count Anywhere di WrestleMania riuscirono a trarre il massimo vantaggio dalla stipulazione, mentre in questo caso è l'esatto opposto. In questo caso, nello Steel Cage, non potranno uscire dai confini del ring. Voglio quantomeno vedere cosa si inventeranno stasera all'interno della gabbia per rendere interessante e divertente questa stipulazione, nella speranza che lo sia, ovviamente. Tony Nese contro Aria Daivari. La cosa più stupefacente di questo incontro tra pesi leggeri è che per ora non è pubblicizzato per il kickoff. Dopo i lunghissimi regni di Cedric Alexander e Buddy Murphy, Tony Nese si ritrova in una situazione molto difficile: riuscire ad essere un campione dello stesso livello di coloro che lo hanno preceduto. E da qualche parte bisogna pure iniziare, questa prima difesa in pay-per-view sarà un gran bel banco di prova. Mi sono ritrovato però molto spiazzato per la scelta del suo rivale, non che abbia qualcosa contro Aria Daivari come lottatore, è che mi sa tanto di transizione, usa e getta, dato che prima di diventare il primo contendente al titolo non è che se la passasse così bene a Tuo 5 Live. Spero solo che con Daivari il 7 giugno a Super Showdown in Arabia Saudita non facciano qualcosa di cui si pentiranno subito dopo. Vi prego, WWE, ti prego, non ricicciarmi fuori l'Undisputed Arabia, ti prego! Ma ogni medaglia ha due facce e per ogni pro c'è un contro. Questi sono i fattori per i quali non nutro interesse per WWE Money in the Bank 2019. Seth Rollins contro AJ Styles. Trovo criminale il modo in cui hanno proposto questa faida. Non è possibile che un match tra AJ e Seth risulti così poco appetibile, così poco interessante, così blando. Io pretendo che chi abbia scritto questa storia venga licenziato. Non c'è nulla che abbia funzionato. Segmenti parlati così poco ispirati, quella situazione di ambiguità costruita in modo così forzato e agghiacciante, tutto questo. È chiaro che per la WWE questa contesa si vendeva da sola, questa è l'unica giustificazione che sono trovata ad una costruzione così svogliata. Il problema è, siamo sicuri che questo sarà il gran bel match che tutti si aspettano? Io non credo affatto che sarà un capolavoro, credo sarà sì un buon incontro ma senza infamia e senza lode, molti potrebbero rischiare di restarne delusi, ma ho molta paura per il finale. La puzza di No Contest non me la toglie nessuno e ho il terrore che si presenti Brock Lesnar per vendicarsi della sconfitta di WrestleMania e magari iniziare a costruire una rivincita oppure un triple threat per Super Showdown. Becky Lynch contro Lacey Evans. Ve lo dico o non ve lo dico? Ve lo dico? No, forse è meglio che non ve lo dico, infatti no. No, dai, ve lo dico. Becky Lynch come doppia campionessa sta davvero passando nel nulla più totale. Sapete che in questi video non mi scrivo niente e che quindi non vado fin troppo nel tecnico, nelle analisi, ma è più forte di me, proprio non mi sento trascinato da Becky to Belts, ma non per colpa sua. La schizofrenia di quest'ultima Road to WrestleMania ha danneggiato non poco il personaggio di The Man, che a fine 2018 andò over in modo naturale ed organico, ma una volta che la WWE ci ha messo le mani, l'ha rovinato. Poi come non citare la sua vittoria nel main event di WrestleMania, o meglio, il modo in cui vinse le due cinture. Ora sì, dicono che è la donna ad aver battuto Ronda Rousey, ma ha vinto con un roll-up nemmeno eseguito benissimo se vogliamo essere pignoli. Insomma, la sua vittoria è apparsa molto meno soddisfacente e molto meno dominante di quanto sarebbe dovuta essere, e lo stesso si può dire del suo regno. Inoltre, trovo che Lacey Evans non sia la prima avversaria migliore per colei che ha appena vinto il main event dello show più importante dell'anno. Becky Lynch contro Charlotte Flair. La rossa irlandese è costretta a difendere le sue due cinture in due incontri ben distinti, ma entrambe le faide sono state portate avanti nel modo più anonimo possibile. Becky e Charlotte si sono affrontate talmente tante volte che questa risulta una giunta non necessaria. Ripeto, avrei maggiormente preferito che la regina fosse impegnata nel Money in the Bank ladder match piuttosto che in questa rivincita non necessaria. Poi nell'ultima puntata di SmackDown hanno venduto questo incontro come l'ultimo della faida, il match che ponerà fine al tutto, ma non ci credo nemmeno se lo vedo. D'altronde mancano poche settimane al prossimo evento in Arabia, quindi già che ci siamo, perché non sfanculare anche questo? Roman Reigns contro Elias. Si prospetta essere molto lunga la faida tra il Big Dog e la cospirazione del male di Shane O'Mac. Elias è soltanto il primo sgherro e prima del confronto finale con Shane dovremmo aspettare almeno sino a SummerSlam, dovessi dire.
Se poi a settembre ci sarà ancora Hell in a Cell, potrebbero allungare il brodo sino ad allora. Per stasera non mi aspetto un grande match. L'anno scorso Elias non ha brillato nemmeno contro Seth Rollins, quindi contro Roman Reigns spero che vadano dritto al punto senza perdere troppo tempo. Samoa Joe contro Rey Mysterio. Rematch dovuto al fatto che a WrestleMania dovettero compattare un incontro in un minuto e mezzo per via dell'infortunio del Folletto di San Diego, ma in questo mese la loro faida non è che si è evoluta granché. Attorno ai due nel backstage continua a girare Dominic, il figlio di Rey, e sappiamo che prima o poi assisteremo al suo debutto in ring. Per stasera il loro incontro mi interessa quanto mi ha interessato a WrestleMania, pochissimo, il che è un vero peccato visti gli atleti coinvolti. Daniel Bryan e Rowan contro gli Usos. Significa che la Wild Card Rule si può estendere anche ai pay-per-view? Ma con che logica? Era implicito che gli atleti di Raw e SmackDown possano interagire anche nei pay-per-view, anche fuori da quello di Survivor Series. Non siamo più nel 2017. Per questo trovo sciocco fare un incontro interbrand come rivincita della contesa già vista a SmackDown con in palio le cinture di coppia. Ma per il modo in cui è stato pubblicizzato su www.com, questo match non sarà titolato. Non ne capisco il senso. In più, a Raw, gli Usos non erano stati sfidati dai Revival per continuare la loro rivalità ricca di disagio e gag da cinepanettone. Poi per carità sarà un buonissimo match, specialmente per i canoni del kickoff, ma è figlio della confusione creata dalla Wild Card Rule. Quindi, in sostanza, c'è da attendere con impazienza WWE Money in the Bank 2019? Ni. Quest'anno sono molto freddo nel parlarvi di Money in the Bank, il che è un vero peccato perché è comunque uno di quei pay-per-view a tema che maggiormente riescono ad interessarmi e divertirmi. Ma a questo giro ho davvero poco hype. Ripeto, è un peccato perché la card potenzialmente è anche buona, ma alcuni incontri hanno sofferto di una costruzione davvero svogliata e in alcuni casi inesistente. Avrei tanto voluto parlarvi in maniera più positiva di questo Money in the Bank, ma proprio non mi è possibile. È davvero frustrante il periodo che stiamo vivendo. È frustrante per noi fan. Poi diciamo che non è stata proprio la migliore delle idee programmare questo evento nella stessa sera del finale di Game of Thrones. Forse è anche per quello che nel poster Becky Lynch è seduta su un trono, anche se non è fatto di spade. A tal proposito, se qua sotto non commenterete dicendo mai chiuso il finale di Game of Thrones così velocemente, non siamo più amici. Ma potrete recuperare la nostra finta amicizia a distanza internettiana seguendo la live reaction di Money in the Bank su questo canale questa sera a partire da mezzanotte. Sì, nell'ultimo video mi ero dimenticato del kickoff. Partiremo a mezzanotte e copriremo l'intera serata, quindi se vorrete seguire il pay-per-view in compagnia mia e di Michael, sapete cosa fare. Voi invece con quanta impazienza attendete WWE Money in the Bank 2019? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione. Buon Money in the Bank a tutti!